Ricordiamo oggi il 50° di ordinazione di Padre Giuseppe. Questa felice ricorrenza richiama tutto il popolo di Dio a rendere grazie per il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale. Cristo, nostro Signore, lo ha reso strumento della sua azione di lode al Padre e della sua missione di salvezza al servizio dei fratelli. Alle vostre preghiere unite anche la preghiera per gli altri confratelli. Padre Francesco Anfuso, Padre Francesco Loproto, Padre Michele Porizzi, siamo i quattro sacerdoti che quest'anno compiamo 50 anni della nostra ordinazione. Quindi sono 50 anni di sacerdozio, anche se non sembra, sono 50 anni di vita, di grande esperienza, una vita molto movimentata. Veramente ringrazio il Signore perché non mi ha fatto mancare niente. Lei è entrato in seminario ad 11 anni. Sì, sono entrato ad 11 anni, sono stato ordinato a 22 anni con la dispensa papale perché ero troppo piccolo. E poi dopo la prima parte della mia vita sacerdotale l'ho trascorsa all'università come docente all'interno della Chiesa di Roma, ma soprattutto al servizio della terra di missione, quindi questo ha incrementato la dimensione universale. La seconda parte, gli altri 27 anni fino ad oggi, in diocesi nell'attività pastorale, prima a Sant'Ernesto ed ora qui in questa bellissima realtà. Lei ha creato, diciamo, non dal nulla, ma ha fatto risorgere il complesso monumentale di clausura di Santa Caterina, ma ha anche fondato l'Orchestra dei Quattro Canti, che è il cuore del centro storico e dei bimbi e dell'integrazione. Sì, sono momenti di una mia visione della vita sacerdotale, questa vita sacerdotale che l'ho vissuto come fondamentalmente servizio alle persone, a quelle che più hanno bisogno, nell'ottica di arrivare ad una vera contemplazione, per cui l'orchestra e sicuramente la contemplazione della bellezza dell'arte esprimono questi due momenti fondamentali della mia missione sacerdotale. Se dovesse esprimere o raccontare un'ambizione per il futuro. La missione per il futuro è questo servizio che voglio rendere alla nostra città, proprio di realizzare questa dimensione pastorale della bellezza dell'arte con una attenzione anche al clero, per cui vorrei lasciare alla diocesi una casa del clero per dare la possibilità a chi casa del clero non ce l'ha, avere la possibilità di vivere l'ultima parte della sua vita in comunità, in armonia. Proprio perché questa chiesa di Palermo nei confronti di chi ha dato tanto a questa chiesa possa sentirla fino alla fine madre che si occupa dei figli.